Era una vittoria che ci poteva dare morale, ci poteva dare tanto, eravamo magari più carichi, più, però va bene, dai, ci sta, il calcio è anche questo. Purtroppo può capitare pure di pigliare gol agli ultimi minuti, però non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo magari continuare come abbiamo fatto sabato. Le prime sensazioni del nuovo allenatore lavorando con lui in questi giorni? Ma è da poco che siamo insieme, però cioè, le sensazioni sono più che positive. Il gruppo penso abbia risposto bene sabato, e ha seguito quello che ha detto il mister. Ma cioè, credo che abbiamo delle giuste motivazioni adesso, magari in più, perché anche sabato, non so se avete visto pure voi, che abbiamo avuto una reazione, abbiamo fatto, sotto l'aspetto magari caratteriale, abbiamo dimostrato di più delle altre partite, insomma. Quanto vi sentite colpevoli dell'esonero di Lupo e di Zavi? Ma sicuramente la colpa non è di loro, è di tutti quanti. Ci abbiamo messo pure noi del nostro. Dispiace tantissimo perché erano persone serie, non ci hanno fatto mai mancare niente, ci hanno sempre rispettato. E purtroppo siamo professionisti e dobbiamo sempre lavorare, migliorarci, dobbiamo accettare queste situazioni. In questo momento sei il giocatore preferito di tanti della Mane, perché comunque per intensità e aggressività, beh, non hai il piede fatato, ma questo tu lo sai, però per intensità e aggressività sei sempre in questo momento più vigente. Ma mi fa piacere perché è sempre una bella cosa sentirsi magari dire questo, oppure essere apprezzato dal pubblico. Sono contento di questa cosa, però cercherò sempre di migliorare giorno dopo giorno e dare magari qualcosa in più alla squadra, non solo questo, magari poi di dare magari anche un pochettino, diciamo, di non solo di corsa, aggressività, ma anche di qualità un pochettino. Che niente, questo. È arrivato il momento di vincere, non possiamo più sbagliare. E noi ce la metteremo tutta. E abbiamo il mister che è arrivato mo, ci trasmette tanta grinta, tanta voglia di fare pure. Pure lui c'ha una voglia che ci trasmette, che sta a noi seguirlo e secondo me ci può dare pure tanto. Quindi ora come ora non conta più niente, conta solamente vincere, basta. Ultima cosa per quanto mi riguarda, centrocampo del primo tempo, centrocampo del secondo, due squadre diverse, no? E ti sei trovato molto meglio con l'innesto di Ferraro. Al primo tempo abbiamo giocato a due, secondo tempo poi mi siamo spostato alla sinistra. Con l'ingresso di Carraro la squadra è migliorata perché si vede, Carraro è un giocatore fondamentale per noi, c'ha tanta qualità, poi lì in mezzo al campo fa la differenza. Sì, mi sono trovato bene, solo che magari da ala, da esterno, che non ho giocato spesso lì. Cioè, mi è capitato questa, sa che è la prima volta che gioco lì esterno a sinistra. Quindi magari mi sono allontanato un po' dalla partita, però poi mi si è cambiato, ha messo al 3, mi ha messo mezzala a sinistra. E la mezzala è il mio ruolo, quindi mi piace giocare lì Si è visto. Si è visto. e quindi cioè, mi trovo molto bene lì. Anche con Carraro lì in mezzo mi trovo molto bene. Grazie. Chiunque gioca mi trovo bene perché abbiamo tutta gente di qualità, tutta gente che ha voglia di fare, voglia di giocare, mettersi in mostra, quindi per me è uguale giocare qui.